Da ieri a Gela ci sono due segretari del Partito Democratico. Uno è Peppe Di Cristina, eletto qualche settimana addietro. L'altro è Fabio Colorà, 47 anni, già consigliere comunale. L'investitura è venuta ieri nel corso di una sorta di controcongresso che si è tenuto nei locali del Teatro Comunale Eschilo. Una vera e propria spaccatura in seno al PD. Due segretari di un partito in una città non si erano mai visti. Io oggi ho definito questo giorno il giorno della libertà, il giorno della liberazione, il giorno della verità, il giorno in cui ci siamo detti tutto faccia a faccia, gli americani direbbero peer to peer, alla pari, ci siamo detti tutto, ma non per allontanare la gente dalla politica, ma per portare più gente possibile alla politica. Noi non faremo altro che traghettare questo, consegnare questo nuovo Partito Democratico ad una nuova leva generazionale che condurrà queste città ai fasti e agli splendori di un tempo. Sì, ma il dato oggettivo è che a Gela ci sono due segretari. E questa città ormai è stata abituata da lunghissimo tempo ad avere due sindaci, due segretari, quindi voglio dire, poi come voi mi insegnate nei parti gemellari, normalmente rispondete voi a me, dico nei parti gemellari il più grande chi è? Chi nasce dopo, quindi chiaramente questo è il senso di questo congresso e questo è il senso dell'elezione del nuovo segretario. Oggi bisogna costruire un nuovo partito politico che riesca ad avvicinare la gente alla politica. La commissione di garanzia provinciale del PD però ha rigettato il ricorso presentato dalla Larenziana, ribadendo che l'elezione di Peppe Di Cristina è legittima. La Commissione di Garanzia Provinciale ha rigettato il ricorso sulla base di una serie di elementi che ritengo che siano assolutamente inconsistenti. Pare che, io non l'ho ancora letto il ricorso, pare che sia dovuto al fatto che non ci sia stata la notifica alle persone. La notifica alle persone va fatta quando vengono toccati fatti personali, come in questo caso. La decisione doveva essere presa entro alcuni termini e non lo è stata fatta. Stranamente, in maniera così, voglio dire paradossalmente stranamente, la decisione viene assunta un giorno prima di un congresso che si pone non in antitesi. Questo mentre c'è una parte che vuole allontanare la politica, la persona alla politica, noi vogliamo avvicinare la gente a un nuovo modo di fare politica. Noi siamo i traghettatori di questo nuovo Partito Democratico, un Partito Democratico che vuole restituire alla gente un nuovo modo di fare politica, un modo fatto di libertà ma soprattutto di verità, che sappiamo dirci le cose in faccia per come stanno. Al congresso di dimattina hanno preso parte Giuseppe Bruno, presidente dell'Assemblea regionale del PD, ed il deputato regionale Luca San Martino. Al termine dei lavori Giuseppe Ferrara è stato eletto presidente. Fanno parte del direttivo Tiziana Iozza, Sonia Madonia, Esther Galifi, Rosario Prudenti, Andrea D'Arma e Sandro Di Bartolo. Rocco D'Assenza è stato nominato responsabile organizzativo. Incontro dibattito oggi nei locali dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei di Gela. I ragazzi hanno affrontato i temi della misericordia, del dialogo, della giustizia, della legalità, della disponibilità nell'aiutare il prossimo, della forza, della gioia e della speranza, condolino di Dio. Impegnato a Gela soprattutto con gli ultimi e nominato da Sua Santità Papa Francesco, missionario della misericordia. L'incontro, che si è concluso con una preghiera, è stato coordinato da Don Emiliano Di Menza, parroco della chiesa di San Giuseppe di Niscemi e insegnante di religione. Noi però ancora una volta ribadiamo che i nostri valori, i valori di un cristianesimo millenario, sono importanti, non sono importanti in quanto solo valori religiosi, ma sono dei valori che permeano la vita di ciascun individuo. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare oggi in presenza di Don Lino: riflettere sulla misericordia, il cuore che si fa misericordioso nei confronti di chi ha meno di noi, in un momento difficile per la città di Gela, ma per l'Italia. E questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare. Ed è questo che i nostri ragazzini devono portare a casa ai loro genitori. Dollina, in fondo la misericordia è assolutamente aperta ai più piccoli, perché Gesù stesso nella sua vita ha dedicato gran parte della sua attività spirituale e umana ai bambini e ai ragazzini. Gesù stesso dice che dobbiamo farci piccoli e soltanto ai piccoli è possibile entrare nel regno dei cieli. E le caratteristiche appunto dei bambini sono quelle della semplicità e quello del chiedere, ma soprattutto quello dello stupore. Allora Gesù ci invita a riprendere in mano quello che è la gioia dello stupore. Prima delle vacanze della Santa Pasqua abbiamo deciso assieme, quando lei mi ha parlato, proprio di invitarlo con tutto il cuore per parlare e di annunciare ai bambini le sette opere di misericordia corporale, in modo tale che anche loro, assieme al catechismo, possano crescere, andare avanti ed essere nuovi educatori nella fede.
In fondo, preside, alcuni principi della Chiesa sono anche applicati nella scuola, l'inclusione, la solidarietà e la collaborazione, quindi sono principi assolutamente condivisi. Beh, è quello che dicevo poco fa, non si parla qua di religione, si parla di principi che sono anche i principi della nostra, sanciti dalla nostra Costituzione. Se la scuola perde questa sfida, ma perde un'intera società, ecco perché per noi è importante questo incontro. È importante perché il messaggio costante all'interno di una scuola, come diceva bene lei, è quello dell'inclusione. Un tempo si parlava di inclusione solo prospettando i diversamente abili. L'inclusione vale per tutti. Non si era mai visto da nessuna parte, ma Gela è successo. In città, attraversata da numerosissimi problemi, non si fa altro che parlare della vicenda politica che interessa il Partito Democratico. A Gela, infatti, ci sono due segretari. Uno è Peppe Di Cristina, l'altro è Fabio Colorà. Ed essendoci due segretari, ci sono due partiti, almeno così sembra. Il segretario regionale, Fausto Laciti, sgombra il campo e sottolinea che l'unico segretario è Peppe Di Cristina, eletto qualche settimana addietro nel corso del congresso che si è svolto nei locali dell'Hotel Sileno. È Di Cristina perché c'è stato un congresso, c'è un ricorso pendente fino a che non si pronuncia la commissione di garanzia, è Di Cristina. Domenica scorsa al Teatro Eschilo si è svolto il controcongresso voluto dall'ala renziana e proprio in quell'occasione è stato eletto segretario Fabio Colorà. Raciti, ma cosa contesta l'ala renziana? È giusto e legittimo fare ricorsi se non si condividono le regole, non è giusto dare la rappresentazione dell'esistenza di due PD. Si aspetta l'esito del ricorso in commissione di garanzia regionale, dato che in provinciale è stato già respinto, in quella provinciale, e poi si ragiona di politica e non di sciocchezze. Tutto quello che sta accadendo a Gela non fa il bene del partito. Le chiediamo, Fausto Laciti, ma come si può uscire da questa situazione imbarazzante? Io ritengo che Gela abbia problemi più seri che preoccuparsi di quanti segretari di circolo abbia il PD, per esempio la vicenda Eni. E che il PD dovrebbe occuparsi di questo piuttosto che limitarsi a rappresentare all'esterno le proprie liti interne. Sono pronti ad alzare il tiro promuovendo una mobilitazione nazionale gli amministratori dei comuni della Sicilia centro-meridionale che hanno preso parte ai cortei di protesta dei giorni scorsi per difendere e promuovere prodotti locali dell'agricoltura. Adesso si punta alle sedi istituzionali che hanno maggiori competenze in materia di politiche agricole. Importante incontro ieri a Gela per pianificare dunque le successive azioni. Abbiamo stilato un documento in merito alla manifestazione del 14. Oggi invece siamo riuniti per decidere quali sono le azioni da intraprendere a seguito della mancanza di risposte che sono venute dal vertice di Bruxelles, almeno ad oggi. Quindi non ci possiamo fermare con delle azioni spot, non ci fermeremo alla manifestazione del 14 e siamo qua per vedere quali altre azioni intraprendere. Sicuramente Palermo, Roma, Bruxelles sono delle mete evidenziate che sicuramente verranno prese in considerazione. Vediamo se siamo tutti concordi nel prendere il prodotto siciliano e a posto di buttarlo, di farlo, di svenderlo, prenderlo e portarlo direttamente nei palazzi dove si prendono le decisioni e regalarlo direttamente alle persone, perché non è possibile farci derubare così del lavoro dei contadini. All'incontro erano presenti diversi amministratori dei comuni viciniori, il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia. Il fronte dei comuni e dei sindaci a sostegno dei nostri agricoltori, qualche risposta potrebbero anche ottenerla. Già la dichiarazione dello stato di crisi, la cui proposta sta per essere presentata, se già non lo è stata in queste ore praticamente, alla giunta regionale,
così come le dichiarazioni del Ministro Martina in ordine all'attivazione delle misure di salvaguardia sono due delle richieste che provenivano dalla nostra azione di protesta, dobbiamo fare di tutto perché anche la ristrutturazione dei debiti, la moratoria e la sospensione delle procedure esecutive e soprattutto un riequilibrio dei costi di produzione che ci possa rendere competitivi rispetto ai prodotti che entrano dal Marocco e da altre parti del mondo, sono le misure su cui dovremo continuare a lottare. Il problema naturalmente è sentito ormai da tutti, dagli operatori, dall'organizzazione sindacale, dalla città, dai cittadini in genere, che sentono il bisogno di difendere questo settore perché è alla base delle nostre economie. Noi su questo stiamo lavorando perché bisogna andare avanti, diversamente il settore trainante nella nostra economia con un PIL molto elevato ha bisogno di risposte e su questa azione che stiamo portando avanti non si intreteggia e non ci fermiamo. Cerimonia di premiazione questa mattina presso l'auditorium della scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela diretta da Giovanna Palazzolo. Sono stati consegnati riconoscimenti agli alunni che hanno partecipato al progetto indetto in occasione della giornata dedicata alle donne. Nell'ambito del progetto Donna abbiamo pensato di istituire non un concorso ma una ricerca per tutte le classi della scuola media che scegliessero una donna che secondo loro meritava di essere nominata e presentata durante la festa della donna. Tutte le classi praticamente hanno partecipato e hanno scelto delle donne le più disparate. Qui si va dalla Madonna ai Santi, Santa Rita, o alle donne di Gela, alle donne della storia, dello spettacolo, dell'attualità. A consegnare i premi il capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Lucia Lotti, anche lei scelta da una classe come esempio di donna. Avere un riconoscimento da parte dei giovani e dei ragazzi in particolare, anche dei ragazzi ancora non tanto grandi, è una soddisfazione enorme. E non solo dal punto di vista mio strettamente personale, ma per il fatto del significato, per il significato che questa scelta sottintende. I ragazzi, anche i ragazzi, hanno riconosciuto la presenza dell'istituzione, quindi questo credo che sia un passaggio davvero significativo. La nostra classe ha scelto Chiara Cocchiara perché è una donna dal quale dobbiamo prendere esempio, poiché lei all'età di ben 26 anni aveva già 4 lauree in astrofisica. È una donna da cui dobbiamo prendere esempio perché lei crede, e secondo me è una convinzione fondata, che per poter ricostruire Gela in meglio è necessario portare il lavoro anche qui, e per portare il lavoro deve prima farsi una fama per poi farla guadagnare anche a noi. E abbiamo scelto Santa Rita da Cascia perché oltre ad essere stata una santa è stata figlia, moglie e madre. Sono stati ricevuti a Palazzo di Città dal sindaco di Gela Domenico Messinese gli atleti gelesi della squadra Starlight della Gymnastics Club presieduta da Walter Miccichè dopo aver conquistato il titolo di campioni nazionali alla recente competizione di cheerleading che si è svolta a Novara. Il gruppo di giovani atleti è guidato dall'istruttrice Simona Scerra. Questi giovani atleti a Novara hanno portato alto il nome di Gela. Sono classificate prima in molte discipline e hanno fatto vedere che con grande sacrificio si riescono ad ottenere grandi risultati anche con i pochi mezzi che per adesso sono a disposizione. È veramente una gioia avere queste grandi risorse per la città a disposizione del nostro comune, insomma, che portano avanti il nome della città e di tutto, insomma, il movimento sportivo gelese. È bello vedere, insomma, questi ragazzi che hanno, insomma, un'età anche molto verde che sono davvero così consapevoli dei loro mezzi, dei loro risultati, e oggi ci hanno portato allegria in questa riunione di giunta. Finali nazionali a Novara, campionati assoluti, ottimi risultati perché abbiamo ottenuto una doppietta, 2 titoli italiani in un doppio e una categoria singola. Siamo strafelici perché
Ovviamente questa è la soddisfazione massima per un tecnico, in questo caso di Simona Scerra, che ha condotto queste atlete a questi alti risultati. La soddisfazione è sicuramente anche degli atleti e dei genitori, perché si sono visti sul podio, il gradino più alto italiano, i loro figli, e questo ci dà orgoglio, soddisfazioni non soltanto alle singole persone, ma chiaramente a noi come città e come associazione. Ci riteniamo soddisfatti perché abbiamo avuto conferma ancora una volta che lavorando duramente in palestra alla fine i risultati arrivano. Arrivano anche le gratificazioni per questi ragazzi che spesso e volentieri arrivano in palestra un po' disarmati dal fatto che magari non avendo fatto sport hanno bisogno di lavorare tanto. Lavorando tanto alla fine sono stati ricompensati e questo campionato italiano ha riconfermato noi sui podi più alti rispetto a tante altre regioni che invece abbiamo lasciato alle spalle. Mi sono divertita molto, anche se mi sono stancata un mare allenandomi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il momento più emozionante è quando mi hanno classificato. Ho gareggiato nella categoria Chill Dance della Stile Junior insieme alla mia compagna Giulia Marina Sotto. E posso parlare della gara dicendo che è stata davvero stupenda, mi sono divertita tantissimo. Sono state davvero delle grandi soddisfazioni per me, perché dopo un duro allenamento poter andare ad una gara nazionale per me è stato davvero una grande soddisfazione. Rassicurazioni dalla regione siciliana in merito ai lavoratori dell'ex reddito minimo di inserimento. Si attende solo l'ufficialità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, che domani formalizzerà l'aumento della soglia di reddito per reintegrare i 34 gelesi finora sospesi. Oggi l'assessore ai servizi sociali del comune Licia Bela ed il consigliere comunale Salvatore Scerra hanno illustrato gli ultimi risvolti. Non si terrà più conto del patrimonio immobiliare e reddituale, ma soltanto del patrimonio del patrimonio totale, e che la soglia appunto verrà innalzata. Infatti si passerà fino a 20.000 euro per appunto il singolo e 40.000 euro per un reddito familiare. Innanzitutto è necessario che la documentazione presentata risulti essere congrua e priva di omissioni, perché purtroppo in molti casi è stato riscontrato questo genere di deficit. Quindi è necessario che tutti, innanzitutto gli operatori, quindi gli ex RMI, portino queste certificazioni appunto che siano chiare e precise, e dopodiché si procederà anche con il reintegro appunto nella forza lavoro, oltre che al recupero delle ore perse. Il consigliere comunale di Forza Italia, Scerra, ha proposto all'amministrazione di far istituire i mandati di pagamento delle unità finora sospese, in modo che vengano liquidati subito dopo la pubblicazione della nuova norma. La legge che verrà pubblicata in finanziaria, speriamo prima possibile, parla proprio di questo innalzamento che ci eravamo augurati per questi lavoratori. Dovrebbe essere una grande vittoria per la città, e non personale di Salvatore Scher o del deputato Arangio Federico, ma una vittoria collettiva di tutti. Gli uffici dovranno valutare meglio, dovranno attenersi alla legge nuova, quindi alla legge nuova, alla 16.9 della finanziaria, e credo che non ci dovrebbero essere incongruenze, al 99%. L'invito che ho fatto all'assessore Abele e al sindaco, anche se oggi non era presente in conferenza stampa, ho detto che di preparare anche in base alla nuova legge i mandati per i 34 che sono rimasti fuori, almeno di prepararli e aspettare la pubblicazione della legge, in modo tale che velocizziamo i pagamenti, e quindi per questo dico la Pasqua deve essere sia per noi che per loro. Docenti, alunni e rappresentanti delle istituzioni si sono dati appuntamento oggi nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela al fine di celebrare i 70 anni della Repubblica. L'obiettivo della scuola, diretta da Grazio Di Bartolo, è quello di rendere partecipi gli studenti in un momento così importante, e quella che si è svolta oggi ha rappresentato un'altra tappa del progetto. I professori hanno realizzato questo progetto con lo scopo di far capire ai ragazzi che tra istituzioni e cittadini ci deve essere un rapporto di reciproco rispetto, ma soprattutto ricordare che le regole sono fondamentali per la convivenza civile, e questo va tutto, diciamo, a favore dei futuri cittadini. Sono delle nozioni importanti che i professori hanno trasmesso, facendo conoscere come è organizzata la Repubblica,
e quindi le regioni, province e comuni, e i rapporti tra gli enti e i cittadini. Tra i presenti oggi, come dicevamo, numerosi rappresentanti delle istituzioni. Tutte le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche rappresentano una cornice istituzionale ideale proprio per rilanciare i valori fondanti l'Unità d'Italia, che si sono ripresentati peraltro in occasione della scelta referendaria compiuta dal popolo italiano ormai 70 anni fa, con il voto del 2 giugno del 1946, con il quale appunto si è scelto di ricomporre l'unità della nazione con la scelta della Repubblica Democratica e per la prima volta con il voto delle donne, l'elezione dell'Assemblea Costituente e quindi l'approvazione della Carta Costituzionale, della nostra Carta dei Valori. Noi ancora adesso combattiamo una difficile guerra e abbiamo vinto però tante battaglie per consentire a tutti di poter esercitare i loro diritti, per affermare la libertà e i principi di democrazia per tutti i giovani e per garantire loro un futuro migliore in una società veramente civile. Ritorno sempre io alla mia attività principale, che è l'antiracket, che come voi ben ricorderete che la mafia non voleva mai un ragazzo istruito, perché per loro era un possibile mela marcia. Gli alberi che insistevano in piazza Umberto I a Gera non ci sono più, sono stati rimossi dopo tantissimi anni e sono stati ricollocati in altre aree della città, compresa quella di Montelungo. Adesso, così come dimostrano le immagini, si stanno eseguendo i lavori di pavimentazione. Ma obiettivo dell'Archeocreb, presieduta in città da Nuccio Mulè, è quello di togliere la statua della dea Cerere e di collocare il busto di Umberto I, che attualmente si trova nella villa comunale Garibaldi. Ripristinare il tutto come era prima. Il discorso è molto semplice, anche perché come Archeoclub noi abbiamo recepito numerosissime istanze da 20 anni a questa parte e anche di più, pertanto non abbiamo fatto altro che assolvere al compito che può assolvere un'associazione di volontariato. Capire come la pensano i cittadini e portare avanti un discorso che è il discorso dei cittadini. E siccome si trattava, soprattutto in questi ultimi tempi, si è recepito finalmente il problema igienico-sanitario, a parte il decoro pubblico, bene, allora l'Archeoclub ha portato avanti tutta una serie di istanze che sono state recepite dall'amministrazione comunale grillina. Specifico grillina perché per un paese normale andare a togliere questi alberi poteva essere una cosa semplicissima e normalissima. Per Gela diventa una cosa epocale. Quindi, e ora perché la sostituzione della dea Cerere? Allora, innanzitutto è errato chiamarla Cerere, per il semplice fatto che quella statua è stata donata a Salvatore Aldiso, anzi è stata commissionata per fare un dono a Salvatore Aldiso. Salvatore Aldiso ha pensato bene allora di donarla alla città, però di Cerere non ha niente, perché la Cerere o la Demetra greca non sono con questa iconografia, sono delle matrone, hanno una spiga in mano, un canestro di prodotti della terra, quindi... come direbbe un politico, che ci azzecca questa statua nuda con Cerere? E poi ovviamente bisognava giustificare questa statua e si introdusse il nome di Demetra o Cerere che sia. E ora a chi spetta l'ultima parola? Quel monumento a Umberto I è stato il primo in Italia ad essere realizzato con il contributo dei cittadini, dei terranovesi allora. Quindi abbiamo noi una primizia di aver fatto un busto nei confronti del regime sabaudo. Però il problema non è sabaudo, oggi diremmo istituzione della Repubblica, il problema è la dedizione dei terranovesi per allora l'istituzione sabauda. Se fosse stata adesso sarebbe stata l'istituzione repubblicana, quindi è un monumento che deve ritornare. La memoria storica della nostra collettività legata al gioco e all'apprendimento dei bambini attraverso l'attività ludica. E questo è il patrimonio che ci consegna l'autore del libro C'erano una volta i giochi, Salvatore Buscemi, già direttore didattico. Il libro è stato presentato ad una platea coinvolta e attenta. L'evento è stato organizzato dall'Università delle Tre Età di Gela. L'obiettivo dell'Uni3 era proprio questo, cioè attraverso il lavoro del professore Buscemi
divulgare quelle che sono le tradizioni, il patrimonio culturale della nostra società e si spera che non vengano completamente dimenticati con l'avvento di questi giochi elettronici che costringono i ragazzi a stare seduti e non a uscire per strada a giocare insieme a compagni reali, ma appunto si isolano. Questi giovani nativi digitali che hanno a che fare soltanto con strumenti elettronici rischiano di perdere un'occasione per l'apprendimento delle emozioni. Ma i giovani nativi digitali, questo è un termine tra l'altro che si usa da poco, non possono capire il significato dei giochi di strada di una volta, il valore, la funzione che svolgevano quei giochi, per cui in quanto nativi digitali dimostrano molta competenza nell'uso di queste tecnologie informatiche digitali, ma non si avvedono, non si accorgono dei rischi che corrono quando questo uso diventa dipendenza, dalla dipendenza dai giochi virtuali e da questi strumenti informatici, il passaggio ad altre dipendenze più pericolose, alle dipendenze da sostanze, il passo è breve. Dobbiamo lavorare per fare in modo che il patrimonio culturale, che è stato il patrimonio culturale delle passate generazioni, possa ancora una volta essere trasmesso alle generazioni future, perché è veramente un patrimonio culturale frutto di secoli e di millenni, lo abbiamo ereditato, certamente col tempo questo patrimonio va incontro a delle trasformazioni, ma il nostro compito è trasferirlo alle generazioni future. Le illustrazioni del libro sono state realizzate completamente a mano, con che tecnica? Con la tecnica, diciamo, con grafia, con inchiostracchina, la tecnica, diciamo, dei fumetti, diciamo così. Perché sono frutto di un'immagine che ho vissuto negli anni 50.